Benvenuti ad Antropos, gentili telespettatori e telespettatrici. Oggi affronteremo un argomento molto importante, molto interessante e anche abbastanza delicato, e lo faremo in compagnia di due graditissimi ospiti che ci sono venuti a trovare, un amico che è tornato a trovarci, che è il professor Adriano Chiò, che è diventato, mi ricordo quando venivi le prime volte ed eri un valentissimo ricercatore, oggi sei il direttore della prima clinica neurologica dell'Università di Torino. Benvenuto, grazie tantissimo per aver accettato il nostro invito, e con lui la dottoressa Barbara Iazzolino, che è una psicoterapeuta esperta appunto in neuropsicologia dell'età evolutiva e dell'adulto. Grazie e benvenuta. Ora, oggi l'argomento che affronteremo con questi nostri due ospiti è quello della SLA, no? La sclerosi laterale amiotrofica. Prima di iniziare l'intervista con i nostri graditi ospiti, vediamo brevemente la scheda preparata per noi dalla redazione di Ecografi. Prego, regia. La SLA fu scoperta per la prima volta nel 1869 dal neurologo francese Jean-Martin Charcot, ma ottenne l'attenzione internazionale nel 1939, quando fu colpito il giocatore di baseball Lou Gehrig. La sclerosi laterale amiotrofica è una malattia neurodegenerativa progressiva dell'età adulta, determinata dalla perdita dei motoneuroni spinali, bulbari e corticali, che conduce alla paralisi dei muscoli volontari fino a coinvolgere anche quelli respiratori. I motoneuroni arrivano dal cervello al midollo spinale e dal midollo spinale ai muscoli di tutto il corpo. I due tipi di motoneuroni coinvolti nella malattia sono i motoneuroni superiori, quelli cioè che collegano il cervello al midollo spinale, e i motoneuroni inferiori, che collegano i neuroni motori superiori dal midollo spinale a tutti i muscoli del corpo. Questi neuroni comunicano inviando messaggi elettrici da un neurone all'altro fino a raggiungere il bersaglio desiderato, ossia i muscoli. Nella SLA questa linea di comunicazione neuronale collassa. I motoneuroni non sono in grado di portare le informazioni elettriche dal cervello e dal midollo spinale al muscolo, che come risultato diventa quindi inattivo, paralizzato. Se un muscolo è inattivo per un lungo periodo, la sua massa inizia a diminuire, ossia si atrofizza. Questo è il motivo per cui il deperimento muscolare è un sintomo comune della SLA. Bene, allora io direi cerchiamo di capire, professore, che cosa è la SLA, questa sigla sclerosi laterale amiotrofica, che come vedremo, come tu ci aiuterai a capire, ha anche mietuto vittime molto importanti che poi ci ricorderai. Che cos'è la SLA? Allora, la SLA è una malattia che inquadriamo come malattia neurodegenerativa e caratteristica dell'età adulta. L'età media di esordio va dai 50 ai 70 anni, con una lieve prevalenza maschile, ed è una malattia che è abbastanza semplice in realtà da spiegare. È una malattia in cui vi è una perdita della funzione muscolare dei muscoli volontari, quindi i muscoli che ci permettono di camminare, di muovere le braccia, di respirare, di deglutire, di parlare. Non sono invece colpiti i muscoli involontari, ad esempio il cuore, che non è parte della malattia. La malattia oggi ha un'ulteriore componente di cui dopo parleremo, probabilmente, cioè la componente cognitiva, che però non è quella dominante nota. La conosciamo da più di 150 anni, viene descritta da Charcot nel 1871. La malattia è cambiata in quello che è la nostra conoscenza nel tempo. Chiama anche morbo di Lou Gehrig? Perché in America il termine viene usato in quanto venne a essere conosciuta dal grande pubblico perché si ammalò questo giocatore di baseball, che è tuttora considerato uno dei migliori giocatori di baseball. Siamo in questo caso nel 1941. Ed è famosa la sua, quando cessò di giocare aveva 39 anni, già ammalato, quando fece questa presentazione che è registrata alla radio allo Yankee Stadium di New York, in cui disse: io sono ammalato di questa malattia, la combatterò, sono l'uomo più felice del mondo perché voi mi avete appoggiato, ora chiedo a voi di appoggiarmi. Ecco. E questo ci aprirà poi nel corso dell'intervista qualche cosa anche sul mondo dello sport e la SLA. Dunque, se ho capito, è una malattia neurodegenerativa, ci saranno dei sintomi, diciamo dei sintomi premonitori e poi dei sintomi classici di malattia ormai conclamata. Come si fa a riconoscerla quindi? E una diagnosi, nonostante la malattia sia semplice, non è così facile perché ha dei sintomi spesso molto sfumati all'inizio, la difficoltà a usare una mano, ad esempio a girare la chiave di accensione di un'auto o di all'apertura di una porta, ovvero un disturbo del piede, della gamba che cede. Ovviamente quando un paziente, una persona ha questo tipo di problemi può avere mille cause, ad esempio un danno cervicale, un problema di ernie discali. Il punto è che la malattia poi tende a procedere quando comincia a dare origine al danno dall'altro lato, a spostarsi, a diventare il disturbo muscolare, ad esempio anche nei muscoli prossimali, cioè in quelli della regione della spalla. La malattia comincia a diventare manifesta. Va ricordato che il tempo medio per giungere alla diagnosi dai primi sintomi è di 9-10 mesi, proprio per la difficoltà di fare diagnosi in una certa quota di pazienti. In alcuni inizia con la parola, cominciano ad avere qualche lettera che diventa difficile da dire, cominciano ad avere qualche problema di deglutizione, quindi va un po' di traverso, più del solito va di traverso a tutti in realtà. Certo, sì. Quindi è un po' subdola nelle fasi iniziali e poi comincia a manifestarsi nei suoi segni più totali e quindi a questo punto attraverso la strada di solito medico di medicina generale prima, qualche specialista intermedio, a volte l'ortopedico, giunge al neurologo e il neurologo ha una certa capacità di fare questo tipo di diagnosi. Mi veniva in mente un paziente che io ebbi, che tu appunto seguisti. Il primo sintomo non riusciva ad allacciarsi il colletto della camicia ed era un giovane atleta molto, molto prestante e i primi sintomi così. Lo rividi un anno dopo, io allora lavoravo al Dognocchi ed era veramente impressionante come la velocità, la progressione. Ecco, va da caso a caso la progressione dei sintomi oppure c'è qualcosa che può predisporre, far capire che sarà una malattia a rapida evoluzione oppure più lenta? Allora, noi diciamo che è una malattia estremamente eterogenea, cioè molto diversa. Nelle fasi iniziali non possiamo fare una vera predizione. Ci sono dei fattori prognostici positivi o negativi. Ad esempio, in genere l'età d'esodio più giovane è positivo, sono più lenti, ma non è sempre vero comunque neanche questo. La presenza ad esempio di disturbi iniziali a livello di parola o di deglutizione tende a essere più negativa perché chiaramente sono soggetti che vanno incontro appunto a polmoniti, a disturbi legati a questo. Abbiamo oggi degli algoritmi predittivi che ci permettono di avere una indicazione, cioè esiste un grosso algoritmo che si chiama EINCALS che è del gruppo europeo a cui noi anche abbiamo partecipato, ma lo utilizziamo per uso interno. Non diamo formalmente una predizione ai pazienti di questo tipo, anche perché comunque per quanto sia abbastanza preciso non è mai troppo preciso. Nella tua esperienza ormai, voglio dire, decennale di molti anni, ci sono dei segni che in qualche modo potrebbero far pensare che quel soggetto, oppure familiarità, qualcuno nella famiglia anche precedenti, di generazioni precedenti che è stato malato, quindi qualcosa che può far aspettare o deve tenere accesa la lampadina perché potrebbe succedere qualcosa? Beh, la familiarità c'è in un 10% dei casi, quindi avere avuto una persona con la SLA in famiglia è sicuramente un campanello d'allarme, anche se ovviamente non è obbligatorio poi avere la malattia. Oggi su questo lavoriamo molto in termini di analisi genetica e possiamo in qualche modo dire se il soggetto è o no affetto da una mutazione e quindi potrà trasmetterla o potrebbe trasmetterla a chi arriva, il figlio, il parente. Stiamo iniziando a lavorare anche sul primo studio terapeutico sui portatori sani di mutazioni, in particolare con la mutazione di un gene che è il gene SOD1, si inizia, lo studio dovrebbe partire letteralmente fra una settimana o due. È una cosa nuova, no? Sì, mi pare. Sì, uno studio internazionale, il nostro è l'unico centro italiano e somministriamo un farmaco che rallenta la malattia in quel tipo di mutazione in modo nei soggetti che hanno la mutazione ma sono clinicamente sani. Capito. Quindi noi li definiamo soggetti portatori sani perché potrebbero sviluppare o meno la malattia. L'obiettivo è di prevenire la comparsa della malattia. Ecco, tu parlavi della famiglia e con la appunto dottoressa Iazzolino io vorrei parlare prima degli aspetti cognitivi dei pazienti SLA, ma poi ci addentreremo in un discorso molto più sociale perché come ci dicevamo anche prima, a volte questi pazienti vengono abbandonati dai familiari perché è una patologia molto impegnativa, non tutti vogliono trovarsi di fianco ad un paziente che ha poi delle forti limitazioni funzionali. Ma quali sono i principali disturbi cognitivi di un paziente affetto da SLA? Ad oggi circa il 50% dei pazienti con SLA sviluppa anche diversi tipi di alterazioni cognitive, si dice. E circa il 15% dei pazienti con SLA sicuramente manifesta dei sintomi di demenza frontotemporale, che è già una particolarità perché quando noi parliamo di demenza solitamente associamo la demenza all'Alzheimer, quando parliamo di demenza frontotemporale parliamo di un tipo di demenza che ha delle caratteristiche completamente diverse da quelle dell'Alzheimer, per cui già lì c'è il primo problema nel relazionarsi con i familiari, perché quando si dà questo tipo di diagnosi il familiare già subito non capisce, perché il paziente con la demenza frontotemporale non ha problemi di memoria, ha problemi di organizzazione, ha problemi di pianificazione, ha problemi di avere un comportamento adeguato al contesto sociale in cui è inserito. Quindi per cui hanno alterazioni di tipo comportamentale, per cui diventano magari particolarmente apatici, non hanno voglia di fare, ma non perché sono depressi, ma perché hanno proprio, manca la spinta motivazionale a fare. Oppure è così detto che sono disinibiti, per cui pazienti che magari in situazioni dove magari è un po' più critica, no, come situazione dovrebbero avere un certo contegno e invece magari sono lì che se la ridono perché sì, non capiscono bene l'entità del problema. Il contesto, ecco. Esatto. E a loro volta quelli sono pazienti che poi avremo difficoltà clinica nella gestione, perché sono pazienti che non avendo la percezione del rischio, proprio per la loro mancanza di pianificare e di capire qual è la conseguenza delle loro azioni, sono gli stessi pazienti che quando poi via via nell'iter della malattia verrà detto loro di magari avere alcuni accorgimenti, saranno i primi che invece faranno quello che vogliono fare, un po' come se fossero dei bimbi. Sì, sì, un po' capricciosi. Ecco. Esatto. Il restante 30% di pazienti che hanno delle alterazioni cognitive hanno delle alterazioni sul versante delle cosiddette funzioni esecutive. La funzione esecutiva, che è una delle funzioni principe delle nostre capacità, è quella che ci permette di riuscire a coordinare sia proprio banalmente anche i movimenti, ma proprio riuscire a coordinare a livello di teste e di pensieri cosa io devo fare per raggiungere quell'obiettivo. Se io ti do un comando tu non sai bene come fare. Allora io ti do un comando, io ti dico di andare da A a B e tu magari vai da A a B facendo sempre quella stessa strada, anche qualora in quella strada però vi fosse una situazione di dissesto, certo, per cui non ti rendi conto che devi cambiare strada, tu vai sempre lì, no? E un po' anche questo, ovviamente per fortuna abbiamo livelli diversi di sfumatura, certo, per cui in alcuni casi ce ne accorgiamo principalmente noi, in altri casi invece il familiare è il primo a dire è cambiato. No, è cambiato anche a livello proprio di comportamenti, per cui magari prima magari era già una persona rigida, diventa ancora più rigida, prima fumava un po', poi fuma ancora di più, oppure cambiano i gusti, per cui ci si inizia a lamentare che è tutto dolce, tutto salato, si inizia a mangiare troppo, si hanno un po' queste sfumature. Ecco, e questo, esiste una progressione somatica e cerebrale che vanno insieme, oppure prima gli uni poi gli altri, oppure possono sovrapporsi Com'è la miscellanea di questi comportamenti e sintomi? No, questa è molto importante, in realtà anche qua non è prevedibile. Abbiamo alcuni pazienti che iniziano con i disturbi cognitivi e poi sviluppano i disturbi motori, abbiamo pazienti che hanno i disturbi motori e poi hanno quelli cognitivi. C'è stata una grossa discussione in passato se i disturbi cognitivi peggiorassero. Perché? Perché non è tanto facile valutarli nel tempo, un po' più complesso, soprattutto perché il paziente non ha più bene le funzioni motorie, quindi non riesce a fare certi test. Oggi abbiamo un'idea che peggiorino, cioè che quindi c'è una quota di pazienti che inizia con disturbi molto lievi e diventano più gravi nel tempo, in un modo che però non è parallelo a quello motorio, va in qualche modo in modo semi-indipendente l'uno dall'altro. Questo è... immagino che nel tuo centro e nell'approccio clinico, diagnostico, ci siano varie figure professionali che collaborano, da fisioterapisti e forse anche logopedisti, no? Perché io so che uno dei sintomi che spaventa molto è quello della deglutizione, no? Del fatto che il boccone vada di traverso, c'è il rischio della polmonite ad ingestis. Ecco, anche su questo... una volta che è stata fatta diagnosi che quel paziente, cosa succede? Entra in un percorso di cura, di presa in carico, come si dice, in cui vi è una stretta... Allora, abbiamo tutta una serie di attività che il paziente viene a fare, visite in ospedale. La domiciliare esiste come servizio che diamo da 20 anni oramai, ma è un servizio che diamo noi, nel senso che non è... Allora, è stato creato grazie all'appoggio di un'associazione locale di assistenza della malattia, per cui noi paghiamo persone che vanno gratuitamente a fare attività domiciliare per i pazienti che però non riescono a venire in ospedale. Per i pazienti che siamo in grado di far venire abbiamo anche attivato, grazie a un'altra fondazione, un servizio di ambulanze. Noi prenotiamo l'ambulanza gratuita che quindi porta il paziente da casa all'ospedale per le visite, perché non molti sanno che le ambulanze sono gratuite solo per andare per i ricoveri e non per le visite ambulatoriali, ed era una delle cose che abbiamo pensato di fornire, perché questo permette anche alle famiglie meno abbienti di arrivare con uno stato di protezione, e funziona molto bene. C'è una presa in carico che è un sistema che coinvolge in realtà decine di persone, perché la malattia coinvolge tante funzioni, quindi c'è dallo pneumologo per la respirazione, i nutrizionisti per la parte appunto del controllo del peso, i logopedisti per la parte deglutitoria e per una parte fondamentale che è quella della comunicazione. Certo. Il paziente SLA perde la capacità di comunicazione, non riesce a scrivere e non riesce a parlare, e da un certo numero di anni utilizziamo oggi tutta una serie di strategie comunicative, la comunicazione alternativa aumentativa, che arriva fino all'uso di computer che hanno una specie di telecamera, col movimento oculare si riesce a scrivere e a governare il sistema, ed è una modalità che ha tolto dall'isolamento i pazienti nelle fasi più avanzate di malattia, perché avevamo pazienti magari tracheostomizzati da anni e che non potevano più comunicare. Certo, certo. È stato un salto di qualità incredibile, ma oggi abbiamo persone che dirigono addirittura delle piccole società attraverso solo l'uso degli occhi, scrivono, fanno lobbying, attaccano il governo perché magari non dà fondi, è il loro lavoro, fanno un lavoro molto interessante e che davvero ha cambiato la prospettiva della malattia negli ultimi 10-15 anni rispetto a quello che era prima. Sono i grandi avanzamenti di quello che è l'aspetto assistenziale, non di terapia, di cambiamento della malattia, ma di miglioramento della qualità di vita. È un po' banale, però la devo fare questa domanda. La differenza, perché si fa confusione, sclerosi multipla e sclerosi laterale amiotrofica. Non sono la stessa cosa. No, il nome sclerosi piaceva tanto a Charcot, che individuò entrambe le malattie e utilizzò sfortunatamente i due nomi. No, la sclerosi multipla è una malattia, tra l'altro ad esordio molto più giovanile, purtroppo, ed è una malattia autoimmune, cioè una malattia legata ad un'alterazione del sistema immunitario. Colpisce molte funzioni, anche le funzioni motorie, e ha per fortuna oggi un'enorme quantità di terapie, è un mondo completamente diverso per fortuna, esistono terapie a vari livelli di intensità e devo dire che i pazienti con sclerosi multipla oggi hanno spesso dei grandi risultati in termini di rallentamento, arresto dell'evoluzione, però le due malattie sono completamente diverse. Prima di andare in pubblicità però volevo con tutti e due toccare il tema degli aspetti familiari, no? Perché l'abbiamo accennato prima e si collega a quanto tu dicevi sul fatto che è il vostro istituto, il vostro centro universitario che si è dovuto in qualche modo preoccupare di migliorare la qualità dell'assistenza ospedaliera e domiciliare di questi pazienti. Quindi se uno vuole essere un po' malizioso, il sistema di assistenza domiciliare integrato previsto dalle ASL non riesce molto bene, come si fa per esempio per il paziente oncologico, ad assistere il paziente SLA. È così? Intanto varia da ASL a ASL in realtà, anche in regione. In realtà dovrebbe essercene una a Torino. No, vabbè, il sistema è abbastanza diversificato, però ovviamente sì, diciamo che l'assistenza di un paziente SLA è un'assistenza 24 ore su 24 e questo fa sì che la famiglia sia il perno dell'assistenza. La famiglia è ammalata, cioè vittima, ma è anche cura ed è uno dei punti chiave in generale. Va spezzata una lancia a favore della Regione Piemonte. La Regione Piemonte ha da ormai 10 anni un assegno di cura che deriva da una legge nazionale che non è mai più stata rinnovata, erano dei fondi speciali per la SLA, ma la Regione li ha mantenuti e quindi i nostri pazienti ricevono da 400 a 2000 euro al mese per l'assistenza. 2000 euro sono i pazienti in tracheotomia, cioè sono variate sulla gravità, quindi viene a variare. Questo è uno degli aspetti che io devo lodare, perché i cambiamenti di giunta, di assessori, non ha mai modificato questo tipo di aspetto, e va detto si dice no, bisogna giustamente riconoscere. I nostri pazienti, a volte con un lieve ritardo, perché insomma i soldi, però alla fine i distretti forniscono questo. E questo ha aiutato, perché a ricevere questo permette di avere poi, pagarsi la persona di sostegno, il badante, oppure insomma dà molte opportunità in più e tra l'altro non sono basati sul reddito, cioè la scelta fu di darlo indipendentemente dal reddito. Vabbè. Veniamo adesso... Lo facciamo in due tempi perché immagino che la risposta sia piuttosto lunga. Diagnosi del professor Chiò di paziente con SLA, panico in famiglia, disperazione, fughe. Qual è la reazione che voi, a cui voi assistete più frequentemente? Per fortuna non sono tutte uguali, no? E quindi a cui voi dovete cercare di spiegare, di far accettare la nuova situazione che si è venuta a creare. La letteratura ci dice anche che la prima risposta che danno i pazienti a questa diagnosi è una risposta tendenzialmente o di negazione o di tipo depressivo. Cioè abbiamo i pazienti che a un certo punto viene fatta la diagnosi e scompaiono per dei mesi, abbiamo i pazienti che ovviamente si chiudono perché viene fatta una diagnosi lontana anni luce da quello che immaginavano. Non è vero, o non è vero oppure non immaginavo questo, come si diceva prima, arrivare alla diagnosi è una cosa lunga, faticosa, si va di specialista in specialista, quindi via via uno si immagina una serie di diagnosi, quando poi si trova questa diagnosi poi c'è veramente una tegola, un macigno che cade. Dopodiché c'è anche il problema di internet che fa sì che nel momento in cui viene fatta la diagnosi ovviamente si va a vedere il peggio, quindi il primo periodo è proprio un periodo di capiamo soprattutto a che punto siamo, cioè questa è la diagnosi ma di cosa stiamo parlando ora. Poi via via affronteremo l'andamento della malattia, nel senso che è causa della malattia la perdita delle autonomie, quindi il lavoro solitamente è impostato proprio sul qui ed ora, lavoriamo sulla perdita di questa autonomia senza pensare realmente alla progressione. Quando poi ci sarà lo step successivo affronteremo lo step successivo, noi siamo qui, l'equipe è qui, le visite ci sono, i controlli ovviamente sulle varie perdite di autonomie vengono sempre fatti, quindi è inutile andare su Google e vedere chissà che cosa. perché no, non è utile e funzionale a nessuno. Ma spaventi inutilmente, ecco. Esatto, esatto, sì, perché poi c'è questa quota di spavento che o arriva al familiare o arriva al paziente, però certo, quando certo. si passa da internet ovviamente la paura su quello che si legge. Nella sua esperienza, quello che si diceva prima col professore capita abbastanza frequentemente o è per fortuna raro la fuga dei familiari? Ah, per fortuna inizia a essere abbastanza raro, nel senso che... Questo forse anche grazie a queste assistenze, aiuti economici e anche fisici proprio. Sì, sì, sicuramente l'aiuto economico, il cercare di non deresponsabilizzare la famiglia, ma il cercare di dire alla famiglia guardi, è giusto che si prenda una badante, che quindi non, certo. non debba farsi carico lei H24 tutto, del proprio certo. familiare, permette ai familiari di continuare a mantenere qualche loro autonomia. Va bene, grazie molte. Oggi abbiamo parlato di una patologia, la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, molto importante, con il professor Chiò, che è appunto direttore della prima clinica neurologica dell'Università di Torino, ricercatore di questa patologia da tanti anni. Sono molto contento di averlo rincontrato qui ad Antropos, come già successe diversi anni fa, e con la dottoressa Iazzolino, che è psicoterapeuta, che ci ha aiutato anche negli aspetti più psicologici, sociali, familiari, per capire come affrontare questa malattia e come renderla un po' più accettabile in famiglia e togliere un po' di spavento alle persone. Grazie davvero di cuore per aver accettato l'invito, e a tutti voi gentili telespettatori e telespettatrici l'appuntamento è sempre qui ad Antropos per la prossima settimana.